e bentornati a 7 giorni. Nella puntata di oggi ci occuperemo di tutte le novità contenute nella legge di bilancio, da quota 100 al reddito di cittadinanza, passando per le riforme che riguardano anche il capitolo fiscale. Ma parleremo anche di forze armate e di sicurezza con un'intervista al ministro della difesa Elisabetta Trenta. Infine parleremo di istruzione con tutte le novità sulle iscrizioni online ai primi anni dei 3 cicli di studio della scuola primaria, media e superiore. Ma come ogni mattina vi presento gli ospiti che sono qui con noi, quindi l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, buongiorno. L'onorevole Mauro Dattis di Forza Italia, buongiorno. E Roberto Sommella, collega editorialista dell'Huffington Post, del Corriere della Sera e dell'Avvenire. Grazie. Allora, onorevole Dattis, cos'è che non vi piace a voi di Forza Italia di questo provvedimento? Allora, innanzitutto, magari fosse soltanto che incentiva il lavoro nero. In realtà il reddito di cittadinanza, che tra l'altro è anche diverso rispetto a quello che è stato venduto in campagna elettorale agli elettori che poi hanno messo la croce sulla scheda, è una misura puramente assistenziale, ma lo dice la struttura stessa della proposta, in particolare del Movimento 5 Stelle, sul reddito di cittadinanza. Il tema è questo: noi siamo contrari perché è diseducativo. Pensi che il 43% degli occupati del Mezzogiorno, dato offerto da Boeri, ha praticamente un reddito inferiore a quello che prenderebbe facendo... Mi perdoni, onorevole, quindi Forza Italia cosa avrebbe, diciamo così, proposto? Noi avremmo utilizzato quegli stessi fondi che con una copertura variabile tra i 5 e i 10 miliardi, per esempio per abbassare il cuneo, per intervenire sul cuneo fiscale, abbassare le tasse alle imprese, perché poi questi soggetti disoccupati che hanno difficoltà di essere inseriti nel mondo del lavoro hanno bisogno del posto di lavoro, e il posto di lavoro lo fanno le imprese. È un'impostazione completamente diversa. Noi avremmo investito con una flat tax unica e non una parte piccola di flat tax finanziata da tutti gli altri. Avremmo sicuramente favorito il mercato del lavoro, lo sviluppo e la crescita. La manovra finanziaria che è stata approvata era partita con una previsione di crescita dell'1,5% in un anno. Hanno dovuto fare i conti, non perché gliel'ha imposto l'Europa, ma perché era così, con una crescita prevista inferiore. Quindi chi mai assumerà il prossimo anno se la crescita non è quella che immaginavamo o immaginavano dovesse essere? I posti di lavoro chi li deve dare? Questa è la risposta alla quale deve rispondere il governo, soprattutto al Mezzogiorno. Secondi soltanto per dire questo, non voglio deluderlo, ma in manovra ho scoperto che è rimasta la previsione dell'articolo che prevede gli incentivi col credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno, ma nelle tabelle, che sono poi le parti dove ci dovrebbero essere i soldi, sono stati tolti i soldi. Quindi Adesso, onorevole Dattis, cos'è che a Forza Italia non piace di questo provvedimento? Allora, c'è un dato generale e inizio a preoccuparmi per le mani del collega, perché la prima l'ha messa sul fuoco per il reddito di cittadinanza, la seconda la sta mettendo per la quota 100. Resterà senza mani, o almeno se le brucerà un pochino. No. Questa è la sua previsione. All'onorevole Gubitosa Ma anche lei si deve augurare che vada tutto bene. È l'ultima cosa che potrei augurare anche a collega. Lei detto ciò, c'è il rischio che non viene detto che non bastino le risorse per la quota 100. È normale, poi vedremo. Uno maggioranza dell'opposizione. Ci sono i soldi, sono lì. Abbiamo anche sovrastimato, come le dicevo prima, perché noi i calcoli ci dicevano che aderiranno l'80% delle persone. Tutta questa cosa è fatta tutta in debito, con delle previsioni di crescita che tra l'altro sono state abbondantemente ridotte. A questo proposito voglio dire che lo spot del professore di Taranto di prima, che diceva: abbiamo evitato l'infrazione, la procedura di infrazione. Noi non abbiamo evitato nulla, cioè questo governo non ha evitato la procedura di infrazione, ci ha fatto rischiare la procedura di infrazione, che è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Per fortuna hanno fatto quello che noi gli avevamo detto di fare già dall'inizio, cioè non fare gli spericolati
non in Europa ma coi mercati, e sono tornati a farsi scrivere la manovra dall'Unione Europea, perché vi ricordate il Presidente Conte è tornato da Bruxelles con la manovra scritta in Senato dopo che noi ne avevamo approvata alla Camera una completamente diversa. La quota 100 blocca la indicizzazione delle pensioni superiori ai 1.500 euro. La quota 100, per esempio, non se ne parla, ma penalizza fortemente le donne del settore privato con una riduzione della pensione di circa il 20-30%. Questi sono tutti dati oggettivi. Poi, ognuno di noi la mano la mette dove vuole. Io la mano sul fuoco non ce la metto, ma so che con questo governo sul fuoco ci sta il Paese. L'onorevole Dattis. Sì, guardi, è accaduto questo proprio rispetto all'argomento scuola, che per una particolare area che interessa il mondo della scuola, quello per esempio dei dirigenti scolastici, ogni anno gli anni scolastici iniziano con delle scoperture di dirigenza scolastica, il governo abbia perfino bloccato una decisione della Corte Costituzionale rispetto a dei ricorsi, in particolare dei ricorrenti a un concorso del 2011 per essere dirigente scolastico, promettendo alla Corte Costituzionale che in questa manovra avrebbe inserito una soluzione. Pensi che neanche quello che ha promesso alla Corte Costituzionale ha inserito nella manovra. Il problema è rimasto scoperto. Allora mi chiedo, se il governo non è riuscito nel mondo della scuola a risolvere una piccola parte di un problema più serio che non dipende da questo governo, ma è una confusione che si è creata nei periodi precedenti di vari ricorsi, interpretazioni legislative, e non è riuscito a farlo in questa manovra solo per questa piccola parte. Siamo qui da sei mesi. Come si fa a dire che con questa manovra ha risolto il problema della scuola? Allora, mi dovete perdonare che...